Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Giovanni 8. Riprendiamo la nostra sopravvivenza qua su Sig Survival. Cerchiamo un po' di mettere in pratica i nuovi consigli ricevuti nel precedente video dal grande Claudio, che ci tengo ancora a ringraziare veramente tanto perché mi sta dando dei consigli preziosi. È diventato appunto il mio guru di questo gioco. Quindi vediamo di metterli in atto. Allora, avevo fatto un nuovo inizio perché, come avete visto, quegli altri, insomma, la prima run era andata molto male. Siamo partiti un pochino meglio, quindi vediamo un po' di proseguire la storia. Siamo al giorno 4 e c'era qualche missione da fare, tipo l'erboristeria e altre robette così, tipo equipaggiando e riparare anche qualche equipaggiamento, forse, esatto, e le bende. Quindi, allora, al momento abbiamo purtroppo sempre solo due personaggi, quindi in queste notti dobbiamo cercare di trovarne dell'altri perché sarebbe quasi meglio. Allora, intanto andiamo a vedere se questo di farlo bere che ha sete, mentre Flint ha fame e si manda a mangiare. Ok, poi è stanco, quindi la prossima notte si uscirà con lui. Allora, lui ha bevuto, quindi vediamo se si può fare l'erboristeria o ci serve qualcosa. Ci servono dei materiali, ce ne serve... No, ci serve gli attrezzi, ok, e le assi. Quindi andiamo qua a fare... Al banco... Facciamo prima le assi, va, che siamo più vicini. Facciamocene 6, vediamo quello che succede. Mandiamo lui, Flint. No, lui stava facendo questo, io volevo Flint, ragazzi. A creare questi. Adesso attendiamo un attimino. Il bastione avrà bisogno di armi e bende di fortuna e tre pasti. Speriamo di farcela. Speriamo di farcela. Allora, intanto andiamo a vedere se si può, appena finito Yugon o Flint, se si può cucinare qualcosa. Vediamo se si può cucinare qualcosa. Niente di niente, perché ci manca questa legna qua. E allora Yugon, visto che sei sempre lì, metti a fare anche la legna da ardere. Facciamone un pochino così per un po' ne abbiamo. Aspettiamo che finisca un attimo la legna. Almeno forse si può già fare qualcosa. Esatto. Iniziamo a creare un po' di roba. Flint è stanchissimo dopo l'ultima notte, quindi dobbiamo poi mandarlo a riposare. Infatti inizia a fare anche le cose più lentamente, però perlomeno le fa. Allora, lui si va a fare allora l'erboristeria. Intanto la piazziamo. Mettiamocela qua. Flint adesso camminerà a due all'ora, però c'è poco da fare. Proviamo a mandarlo al bastione allora. Allora, inviamone quella, intanto ne inviamo un cibo e una benda. E poi con l'erboristeria si dovrebbe sperare di riuscire a fare delle bende in modo che poi si riesca a fare a inviargli anche quelle. Appena Yugon ha finito. È che il nostro Flint veramente non ci voleva che fosse così stanco. Facciamone ancora cucinare qualcosa se si può, sì, ok, due pasti e poi forse anche qualcos'altro dopo. Bende di fortuna, ok, ne posso fare qualcuna, quindi direi di approfittarne. E spero che non mi muoiano le bestie io, perché non so se riuscirò a dargli da mangiare. Ci vuole assolutamente un personaggio almeno in più, altrimenti siamo un po' messi male. Allora, un altro consiglio che mi ha dato è che se vai a frugare nella pala e ti finisce il tempo perché suona la campana e passa la notte, comunque sia il giorno dopo, quando andrai a rifrugare, ripartirà la barra di caricamento dal punto dove si era interrotta il giorno prima. Quindi questa è una cosa buona. È stato un ottimo consiglio che mi ha dato. Allora, lui ha finito di mangiare, quindi facciamolo inviare qualcosa ai soldati. Il cibo che serviva e le bende. Perché non me la fa inviare?
Ah, ne bastava una. Ok, va bene, meglio così, meglio così. Meglio così, allora, avevo letto tre, invece era una vende fortuna e tre pasti al bastione. Meglio così. Allora, vediamo se nell'officina si può riparare quell'arma lì. Ah no, non ce l'abbiamo. L'abbiamo già inviata a loro, allora. Ah no, la dobbiamo prendere. Ok, adesso ce l'abbiamo, la ripariamo. Se ce la facciamo, le la inviamo. Speriamo di farcela, ragazzi, ma la vedo dura. Forse sì. Ok. Così. Ah, ci si fa, dai che ci si fa. Così il nostro bastione dovrebbe essere a posto. Non sono riuscito purtroppo a fare una torcia che volevo fare per averla. Vediamo se riesco. No, niente, è giunta la notte. Non mi ricordo se l'avevo fatta. Non credo perché non c'ho niente, perché lui mi ha detto. Allora, è possibile equipaggiare il PG dopo aver cliccato sul punto in cui si vuole andare la notte. Sulla destra basta trascinare l'oggetto o gli oggetti desiderati nel proprio inventario. Quindi fai uscire personaggio. Ah, eccolo qua. Ok, e invece ce l'abbiamo, eccolo qua. Eccoci, infatti io me l'ero perso, ragazzi. Me l'ero un po' perso, quindi con questa torcia qui ce la portiamo, così se troviamo un cadavere da bruciare per levare una malattia e liberare un passaggio, lo facciamo subito. Andiamo, iniziamo a cercare. Con il nostro Yugon, vediamo un po' che succede. Allora, cerchiamo di capire bene. C'era un po' di malattia, forse. Qui c'erano i detriti, quindi io direi allora di recarci per in giù. Forse c'era della malattia per in giù. Andiamo a vedere. Per il momento siamo riusciti ancora a mantenere il livello di allerta basso perché al momento non ci hanno ancora scoperto, quindi è buono. Ecco, tipo qua, vedete, c'era un punto per riuscire a passare. Quindi ce lo bruciamo. E stessa cosa mi ha detto che se qua non hai più spazio alimentario ti conviene comunque continuare a frugare, così almeno il giorno dopo quando inizierai, quando ritornerai, non dovrai frugare ma ti troverà all'istante l'inventario, insomma ti aprirà all'istante l'inventario, quindi è tutto del tempo risparmiato. Due carni secche sono perfette. Acqua sporca, la prendo per il momento perché sono vuoto, ma non so se poi la tengo perché non credo ancora di poterlo fare fino a che non vada a potenziare il falò. Non lo so. Ok, questa roba è tutta roba che serve comunque, quindi ce la prendiamo. Un altro consiglio mi ha detto che le guardie girino sempre in senso antiorario e un buon modo per andare a fare risorse senza perdere tempo nascondendosi è camminare un po' dietro loro piano piano, però frugando quando quelle sono lontane, altrimenti ci sentiranno ovviamente. E ci. Non mi ricordo, ha usato un termine, non me lo ricordo, ci cozzano, un affare del genere, insomma ci sgamano, ragazzi. Infatti, questa qua, vedete, sta venendo in giù. No, forse questa gira in senso orario allora. Vabbè, noi la lasciamo passare comunque, poi andiamo in su, eh? Andiamo in su. Andiamo. Andiamo a vedere di trovare qualche altra risorsa, qua c'è qualcosa. Ovviamente piano piano perché c'è la guardia, io volevo. C'è un forziere qua, ragazzi. Andiamo a vedere che ci offre questo forziere. Io volevo trovare un evento per riuscire a prendere un personaggio, ma qua ho paura che non ci siano eventi. Speriamo non ci veda quella guardia lì, eh. Parti di balista. Allora, componenti richiesti per permettere ai soldati di usare una potente macchina di difesa. Inviare al bastione per aumentare in modo permanente la forza ai soldati. Bella roba, questa qui è stata una bella scoperta, ragazzi. Quindi dobbiamo subito anche inviarla al bastione. Non male, davvero. Veramente non male.
Allora, qua giù ci sarebbe un evento. Non so se riesco a passare di qua, non credo perché c'è la malattia. Quindi cerco di fare il giro. Però attenzione perché adesso qua si potrebbe rincontrare la guardia di prima. Cerco di andare direttamente laggiù perché mi preme di più adesso cercare l'evento. Per poter poi, anche se rischio di fare tardissimo, no, 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 via, 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 via. Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Rischiamo poi di arrivare lungo. E quindi niente, dobbiamo tornare al castello, dai, non c'è verso. Se non ci sgama quella guardia là, spero di no, ok. Perché mi ha detto che se praticamente arriviamo tardi quando arriva a essere giorno, scusate, lo vado a cercare così ve lo dico meglio. E se non torni al castello quando lampeggia di rosso, le strade si riempiono di guardie e non funzionano più i nascondigli. Meglio evitare perché poi sarà più difficile non farsi sgamare e quindi potrebbe poi aumentare l'allerta per il giorno dopo. Allora, torniamo a questo punto, anche se potevo fare qualcos'altro, ma va bene. È stata calma la notte, ci accontentiamo, però dobbiamo assolutamente trovare un personaggio la prossima volta, in modo da ottimizzare un po' tutto il resto. Allora, facciamo bere Yugon, chiamiamo subito Flint all'opera, facciamo mangiare Yugon, che tanto ha trovato della carne secca. Vediamo al bastone di chi hanno bisogno. Allora, intanto le si invia la balista e va bene. Flinte, ok, è il momento di andare a vedere le bestie, visto che non ci siamo ancora andati. Ok. Dovremmo riuscire anche a potenziare il deposito, secondo me, in modo che possiamo finalmente dopo andare a, come si dice, a dare. Ok, facciamo così. A costruire anche altra roba, perché al momento non possiamo costruire tantissimo. Mangiare anche i polli. Intanto il nostro Flint ha sete. Non è tanto polletti, ma va bene così. Flint si manda ancora a bere e poi a mangiare. E poi cavolo, è sempre stanco Flint. A lui allora li facciamo costruire queste 6 assi ci volevano, esatto, 5. Vediamo se posso. Ok, facciamone qualcuna in più. Quindi adesso ha bevuto, lo faccio rimangiare un po' di carne secca. Andiamo all'essiccatoio, si guarda se si può mettere a fare qualcosa, visto che comunque ancora non abbiamo messo niente. Giusto un po' di fibra, ne approfittiamo. Poi si prova a mandare a cucinare. Ok, eccolo, vediamo. Non può cucinare niente. Perché ci manca della legna. Ok, allora se ci manca della legna lo mandiamo intanto qua su in attesa di potenziare il deposito, che si dovrebbe poter fare a breve. Allora, qui ci fa solo il fertilizzante, però a me mi interessava andare a sbloccare queste cose qua, perché io presumo che si possa iniziare a fare anche sbloccando il deposito, il mangi quel, insomma, il posto per fare il mangime, ragazzi. Insomma, il frumento lì, come cavolo si chiama. Ok, ormai lo lascio qua, se no ci mette troppo ad arrivare. Potenziamolo, migliora. Ci metterà un po', ovviamente. Facciamone finire di costruire questa Yugon e vediamo il bastone come siamo messi. Cibo per il momento c'è, acqua. Vabbè, visto che ne abbiamo comunque assai, mandiamole là. Avrebbero bisogno forse di frecce, che però al momento non ho il ferro, quindi non le posso fare. Spero di trovare prima o poi una forgia. Spero di trovare prima o poi una forgia. Alcuni tuoi animali stanno morendo di fame. Bisogna andarli a nutrire ancora, ragazzi. Questo è un problema. C'era da fare la legna da ardere qua. Sono pronte anche le uova.
Ora appena finito, allora bisogna occuparci questa volta delle bestie, se no vanno a morire. Allora intanto andiamo con Yuna al porcile. Dobbiamo cercare di dargli da mangiare, però come vedete io non ho granché, ragazzi, da mangiare. Vi posso dare questo, prendere l'uovo e andare a cucinare velocemente qualcosa e darlo a loro. Tanto noi comunque abbiamo mangiato e si dovrebbe essere tranquilloni. Prendo l'uovo, cerco di andare velocemente qua. Intanto con Flint vediamo se possiamo costruire qualcosa. Trappola, carne commestibile, un semplice collettore di raccoglie rugiada al mattino, lingotto di ferro. Ah, questa è la fornace, ok. Erbe, vedi, per esempio qua si può andare a fare anche poi la verdura. Mangime, eccolo qua, ragazzi, il banco del macellaio. Va bene. Allora, comunque nel mentre pigliamoci magari una trappola, visto che si può fare, costruiamola. Costruiamola, ma mettiamocela qui magari, sperando che poi non venga distrutta. Così intanto si ha un qualcosa che ci va a creare carne, che male non ci fa. Poi piano piano si va a trovare anche altra robetta che potrebbe servirci. Allora, andiamo a andare da mangiare subito alle bestie, al pollaio, speriamo di farcela. Non sarà il massimo, ragazzi, però di qualcosa, insomma, un pochino mangeranno. Spero che non mi muoiano. Allora, vediamo come funziona questa qua. Un modo, piazza l'oggetto come esca. Ok, infatti non abbiamo l'esca al momento, non abbiamo cibo e niente, quindi è lì inutilizzabile al momento. E i nostri animali hanno sempre fame, io spero che non ci muoiano, perché se ci vanno a morire ci mancheranno le uova, ragazzi. E poi c'è un altro problema adesso, è stanchissimo sia Yugon che Flint, quindi prima cosa subito da fare adesso andare a cercare l'evento dove volevo andare prima per prendere subito un personaggio in più, altrimenti siamo messi male. Quindi vado diretto qua giù dove ero prima e magari se riesco a prendere poi il personaggio, le risorse, mi ci fermo durante il viaggio di ritorno a prenderle. Direi di provare a fare così, perché altrimenti se non pigliamo un altro personaggio è problematica quella cosa. Ne abbiamo bisogno forse più di ogni altra cosa. Ovviamente ci serve anche del cibo, spero che durante questa notte non ci vadano a morire. Non ci vadano a morire gli animali. Spero che durino, mi preoccupa un po', vediamo. Sono un po' preoccupato. Allora, là c'è una guardia, quindi facciamo piano perché ci potrebbe sgamare. Vediamo un po' che giro fa. Stiamo lì dietro tranquilloni. Si prova a passare di qua su, sperando poi che non ci venga a prendere dalla parte opposta. Infatti arriva già, vedete, arriva già. Vediamo dove va, se viene in su o se continua avanti. Sta continuando avanti, ok. Vediamo dove... Eccola, adesso è il momento allora di andare di qua a noi, esatto. Perché noi dobbiamo continuare ad andare ancora un pochino più avanti, va bene. Ci siamo quasi praticamente, ci sgama adesso sicuramente, ci sgama, vai via. Ci ha sgamato, ragazzi. Lo dobbiamo provare ad ammazzare, non so se ce la farò. No, no, non ce la faccio, ci morirà anche il nostro Flint se continuo così. Cavolo, questa non ci voleva, ragazzi. Questa qua non ci voleva veramente. Dobbiamo uscire dal suo punto di vista e provare a nasconderci. Ah, tutto tempo perso questo qua, non ci voleva. Mannaggia, mannaggia. Eravamo arrivati alla zona dell'evento. Speriamo che vada via. E più che altro poi nel prossimo turno di notte ci sarà più guardie probabilmente. Comunque è andata via, proviamo a fregarlo e andare per i cavoli nostri noi. A prendere quella... fare quell'evento là, se ci si fa. A quest'ora era arrivato, avevo già finito e facevo già risorse, però è andata così, ragazzi, c'è poco da fare. Mi ha fregato l'ultimo. Vediamo dov'è quell'evento. Dovremmo esserci ormai, eh. No, non mi dire che c'è da... Ah,
C'è da passare di qua? Mi cappa anche la malattia, allora. No, sai che c'è da fare? Spero di non prendermi la malattia, Bisogna passare di qua giù, forse. È di qua l'evento. E intanto ritorna la guardia, no, via. È stata una nottata tragica, ragazzi. Una nottata veramente tragica questa qua. Una nottata super tragica. Una nottata ultra tragica, ragazzi. Praticamente non abbiamo concluso niente di niente. Ecco, ora siamo anche qui bloccati. Perfetto. Questa non ci voleva, ragazzi. Niente. Proviamo a prendere più risolti possibili qua adesso, se ce la facciamo. E poi torniamo di corsa al punto di rientro. Sono due le guardie adesso. Ma siamo veramente messa male qua, ragazzi, la situazione. Siamo veramente messi male. Doveva essere una notte tranquilla, mentre invece non lo è più. Cerchiamo di prendere più possibile, ma la vedo dura. Ormai purtroppo tanto ci avevano scammato, quindi pace. Scappiamo. Che guarda, per una cavolata lì, per quel piccolo errore fatto, casino che succede. Abbiamo mandato a rotoli l'intera nottata, ragazzi. Allora, adesso non funzionano più i nascondigli, quindi ci dobbiamo arrangiare, in sostanza. Ok, la strada per ritornare su è questa. Non abbiamo preso neanche una cavolo di risorse. Cioè, una notte veramente tirata via. Non abbiamo mangiare, non abbiamo niente, ragazzi. Vediamo un po' che succede. E intanto si prepara anche l'attacco nemico. Allora, le bestie sono vive. I soldati non hanno da mangiare, nemmeno noi, sai? Nemmeno noi. Quindi è un problema grosso adesso. Poi Flint è super stanco. Facciamoli creare un pasto. E i soldati al momento non glielo posso dare il pasto, quindi non lo so, non saprei neanche che cosa mettermi a fare adesso. Vediamo se si può andare a costruire qualcosa. Ah, ok, sì, i materiali, la cassetta degli attrezzi forse. Servono prima le assi di legno. Vediamo se si riescono a fare. Pare un problema perché... Ah, arriva l'attacco, ragazzi. Stiamo attenti. Stiamo attenti veramente. Piove, spero si spenga da solo questo posto qua. Ah no, lo dobbiamo riparare noi. Ok, perfetto. Ok, allora lui si manda a mangiare veloce. Flint, mettiamolo qua. Perché tanto è stanco e non credo che ci faccia tanto altro. Poi si manda a bere. Abbiamo trovato un uovo, ragazzi, un uovo. Andiamocelo a prendere. Comunque siamo in vantaggio qua, quindi si dovrebbe avere tempo in questa battaglia. Insomma, di essere, insomma, siamo abbastanza tranquilli, volevo dire, ecco. Cos'è che va a fuoco? Uno degli edifici è in fiamme. Ma quale edificio? Perché forse è sempre quello di prima. Forse sì. Vediamo se si può fare qualcosa. O meglio, cosa ci serve per fare qualcosa? Cioè, ci serve la legna che non abbiamo, purtroppo. Purtroppo la legna non l'abbiamo. Qua la potenziamo con il ferro, che non abbiamo. Possiamo andare a provare a fare la fucina. La possiamo fare quella. La possiamo fare. Quindi costruiamoci la fucina, ragazzi. Andiamola a fare qua giù in una zona abbastanza tranquilla. Vai. È quasi finito l'assedio, quindi si dovrebbe essere sopravvissuti abbastanza bene. È che ora è un casino, la prossima notte sarà un problema grosso.
dobbiamo fare abbassare l'allerta, quindi magari ci facciamo un giro di risorse solamente là, là vicino, insomma, a, a dove arriviamo. Comunque abbiamo resistito, ragazzi, abbiamo resistito. Ah, qua ci possiamo riparare da proiettili in arrivo, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto, ottima cosa, quindi. Vittoria a metà, abbiamo subito 5 danni alle mura e abbiamo perso ben tante risorse qua. Quindi dovremo poi andare a rifornire il bastione quando possiamo. Purtroppo sì, purtroppo sì. Allora, vediamo un'officina che si può fare qua. Possiamo creare solamente una torcia. Proviamo ad andare qua. Legna e materiali si fa poi lingotti, che non abbiamo legna ovviamente di nuovo. Legna da ardere però, esattamente, sì. Nelle macerie non abbiamo trovato praticamente niente. Flint, rimettiamolo lì a cercare. Cuciniamoci l'uovo. Non abbiamo legna da ardere di nuovo, quindi anche questo giorno insomma è stato un po' sì, però abbiamo fatto la fucina, ragazzi. D'altronde è così. Ah ok, qua su ce la fa fare con la linea normale e sotto ce la fa fare con le assi, quindi dobbiamo starci attenti a quella cosa lì anche. Peccato, peccato, non è stata una bella notte. Una bella giornata, ferite leggere, non credo neanche di avere bende, sì, no, le bende le dovrei avere invece. Quindi andiamoci a sistemare un po'. Perché poi adesso dovremo uscire con lui, quindi c'è poco da fare, ragazzi, è così, è così. Cibo avariato, proviamo con quello ad attivare la trappola. No, non ce l'ho fatta, cavolo. Peccato. Problemi al bastione, ce ne sono tantissimi. Ci fa uscire con Yugon, va bene, e con lui si va a dormire sul letto. Non siamo riusciti neanche a fare una torcia e una pala. Siamo un po' a rilento, quindi. Proviamo a fare il giro di qua, vediamo. Ah ok, comunque le guardie non sospettano di noi, quindi alla fine prima è andata abbastanza bene. Vediamo un po' dove si riesce ad arrivare passando di qua. Anche se ho paura, ah no, però riusciamo forse a passare di qui, sì. Continuiamo ad andare avanti di qua allora. Allora, stiamo calmi, cerchiamo di far sì che sia una notte più proficua di quella passata l'ultima volta. Allora, là ci servirà una torcia in futuro. Non abbiamo più risorse qui per passare, da prendere. Da qua non si passa, ma quindi non abbiamo posti per dove passare. Ah, è lì dove c'è la torcia. Ascolta, io rischio di prendermi la malattia. Tanto al momento non ce l'abbiamo, mi sembra, la malattia. Ci provo. E cerchiamo, perché altrimenti rimanevo troppo bloccato un'altra volta e non ho intenzione di rimanere bloccato a costo di ammalarmi, ragazzi. Però vedi qua che se non si trova una pala non si può andare, quindi dobbiamo portarci una cavolo di pala, che però si fa con il banco di lavoro, mi sembra, a livello 2, quindi al momento anche quella non ce la possiamo fare. Di qua non andiamo da nessuna parte, quindi non ci resta altro da fare che tornare indietro, perché anche di qua non passiamo. Esattamente, quindi dobbiamo per forza tornare indietro e passare dall'altra parte. Non abbiamo alternative. A meno che no, ah, forse no, si riesce a passare di qua, però vediamo un po'. Ok, si passa di qua, meno male. Meno male. Ora però qua giù si va in zona guardia, quindi attenzione. Io vorrei provare a rifare la stessa cosa di prima, però ho anche un immane bisogno di risorse. Quindi più ne trovo e meglio è, e il personaggio aspetterà, ragazzi, ma siamo veramente a corto di tutto, di cibo, di legname, di materiali, di tutto siamo a corto. Quindi dobbiamo un po' accontentarci per questa volta. Senza avere fretta, dobbiamo fare un po' per volta, se no rischio di fare casino come prima.
Allora, intanto si avvicina alla guardia, quindi leviamoci. Oh, ho trovato anche una freccia, quella non è male. Allora, nel momento che arriva la guardia posso andare a prendere questo, tanto poi la guardia torna via, quindi ottimo, sta arrivando un'altra guardia. Spero che giri, via via, corri, 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 corri. Non gira, quindi dobbiamo aspettare. Sì, il personaggio mi sa che aspetterà anche di nuovo un'altra volta, ragazzi. Siamo già al sesto giorno e ancora non abbiamo trovato un personaggio. Ora vediamo se si può cercare senza fare tanto casino, sì. Va bene, anche la legna male non ci fa. Posso lasciare qua, questa roba mi serve tutta, ragazzi, quindi la fibra tanto la posso creare a casa, la lascio lì. Perché poi sarei anche vicino qui all'evento, ma non capisco da dove si debba passare. Il problema è quello. Vabbè, andiamo così. Il problema è quello, perché altrimenti io passerei vicino all'evento, ma non mi fa oltrepassare queste case. Allora, riprovo in barba la malattia a ripassare di qua. Vediamo un po' se mi fa levare queste macerie e mi fa passare da qua. Devo ritornare al castello alla grandissima, ragazzi. Perché forse io da qui potrei riuscire a passare. Vediamo se si libera il passaggio. Ai 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 ai. Qua non si libera neanche il passaggio, quindi devo per forza lasciare qualcosa. Che cavoletti lascio, ragazzi, però. Niente, 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 perché è essenziale che faccia risorse, ragazzi. Quindi devo andare via così. Mi devo accontentare di quello che ho trovato. Adesso cerchiamo di andare con calma, perché non funzionano più i nascondigli. Abbiamo una guardia, che però da qui si dovrebbe poter tranquillamente passare. Torniamo di corsa al castello. Cerchiamo di metterti in salvo. Comunque abbiamo scoperto che da lì si può passare, forse per arrivare all'evento. Quindi per la prossima notte, ragazzi, si spera di riuscire ad andare a fare quello che vogliamo fare, ovvero prendere il personaggio. Io direi per il momento di salutarci qua. Ci diamo appuntamento sempre nei prossimi episodi. Mi raccomando, che l'ho detto, spero e confido in te, nei tuoi consigli su magari anche come continuare ad andare avanti adesso. Cercare di un po' a aiutarmi con le priorità del gioco, ecco, diciamo, che magari avrei in questo momento. Io presumo che adesso una delle priorità alte sia, oltre che, va bene, a rifornire il bastione, anche trovare un personaggio, perché con due personaggi siamo un po' strettini. Quindi fatemi sapere che ne pensate, aiutatemi, ragazzi, ve ne prego, vi ringrazio tanto, e se vi va iscrivetevi al canale. Ci vediamo qua su Johnny Otto Gaming nei prossimi video. Ciao ciao.